Un Napoli nervosissimo non è stato capace di superare una Fiorentina che, baciata dalla fortuna, continua la propria serie positiva. Eppure il Napoli ce l'ha messa tutta, perché solo un successo avrebbe potuto riaccendere le fiamme della speranza che la sconfitta interna di domenica scorsa aveva spento. Per almeno 20 minuti, perciò, in campo ci sono stati soltanto gli azzurri, tra i quali svettava ancora irresistibile Marangon, su cui affannava Restelli. Qui fa tutto da solo, scende, dribbla, traversa. Galli blocca, anticipando d'un soffio l'entrata di Damiani. Soltanto al 21esimo si vede una manovra viola in contropiede con Galbiati, che scambia con Bertoni e calcia. Castellini ferma in due tempi. Riprende la danza napoletana e Pellegrini ha per due volte il pallone buono sul piede. La prima su appoggio di Musella, quando ostacolato da Tendi lo manda debolmente verso Galli. La seconda al 23esimo, allorché lo gira al volo di sinistro, trovando Galli sempre pronto. Subito dopo il gol viola, triangolazione Antognoni-Bertoni-Sacchetti, che da almeno 25 metri fa schizzare una palla di rara potenza e precisione che si insacca senza remissione. La mazzata è dura per la squadra di casa, che teme il ripetersi del colpaccio perugino, tanto più che al 31esimo Pellegrini si ripresenta in area avversaria davanti a Galli, che gli ribatte il tiro, evocando il fantasma del suo collega Malizia. Ma in soccorso del Napoli, 10 minuti più tardi, giunge l'arbitro Barbaresco, che gli assegna generosamente un rigore per questa mano di Bertoni su un rinvio di Restelli. Imparabile la trasformazione di Guidetti. La partita può considerarsi chiusa. La ripresa infatti segnala soltanto scontri, ammonizioni, sostituzioni e un'unica vera occasione per il Napoli, propiziata dal guizzante Marangon, che dà a Damiani, la cui conclusione è questa. Dopo un bell'intervento di Galli su Guidetti, i falli degli azzurri si incattiviscono e naturalmente non servono a far cambiare il risultato. Un chiaro esempio della loro delusione è offerto da questa mischia, durante la quale Marangon cerca di brillare anche per meriti assai diversi da quelli che gli si riconoscono.